I keep thinking you'll come on back to me. Eccoci qui, ciao a tutti, da Eric e da Will. È stata una settimana di video e di analisi, siamo partiti come dico una bella introduzione. Sì. Poi martedì avete visto l'MP5, mercoledì vi siete gustati la recensione del SIG e della nostra questua per riuscire a inserirvi la batteria. Faccio anch'io, aspetta, funziona! No, vabbè, io non lo faccio. Persino qui. Vabbè, avete visto questo, il SIG, e l'ardua avventura per riuscire a mettergli la batteria, l'epopea. Mamma mia! E poi abbiamo visto, voi una volta, noi per ben tre volte, l'UMP. Oh sì, l'UMP Umarex. E vabbè, passiamo a vedere come se la sono cavata. Vediamo un po' chi è migliore tra queste tre. Allora, partiamo dall'MP5, la prima che abbiamo analizzato. MP5 ICS. Voilà. E ho ucciso il SIG. Fallo. Il SIG è morto. MP5 ti avviso. Vai un'altra volta al contatto e la paghi, considera che è ammonito. Bravo, esatto, figlio. Sti tedeschi. Mannaggia. Invidiosi degli svizzeri. Allora, comunque. Giriamo. MP5 ICS, piattaforma full metal, range di prezzo di 160 euro. Esatto. Quella che costa meno tra le piattaforme che abbiamo analizzato. Tra le tre, sì. Allora, ci ha stupito. Non tanto a livello di piattaforma che già la conoscevamo. Comoda, ergonomica e tutto, ma rifiniture molto buone, ma a livello di tiro, pur non uscendo alto su di 0,65, pur non uscendo alto, effettivamente dove si mira si colpisce. Forse è la più precisa delle tre. È veramente precisa. Pesca bene, peraltro. Pesca bene, un pap regolabile molto facilmente. Perché come senza dover aprire nulla. La levetta, quindi comodo, ce ne sono altri più comodi. Versatilità estrema, assolutamente versatile. Già di base dell'MP5 ne esistono più di 100 versioni di quella reale. Sì. Nel Softair avete anche lì, già al momento di comprarlo potete scegliere la versione che volete tra, non siamo ai livelli dell'M4, ma ne avete parecchie per scegliere. No, ce ne sono parecchi. Sì. E anche una volta preso potete personalizzarlo come volete. Assolutamente sì. Quindi il pregio della piattaforma c'è, il pregio del, certo, costruttore di ICS c'è. Assolutamente, ICS è gran marca secondo noi, ci siamo già trovati bene. E, no, una cosa stavo dicendo, l'unica magari che può essere una pecca, ma in realtà quest'arma va bene anche così, secondo me, è che non esce già con le rotaie, ci vuole un guardamano con le rotaie da prendere a parte. Però allora ci sono le versioni già con le rotaie, ci noi sono, stiamo analizzando questa, l'MP5 A5 col calcio della 3, esatto. Quindi questo esce già così, calcio a 3 gommato, quello nuovo, questo ve l'avevo già detto. Lo svantaggio che possiamo avere, quale può essere appunto? L'unica pecca che gli abbiamo trovato, che però ribadisco non si sente, è proprio il fatto che questa piattaforma non esce altissima. Esce un po' bassa. Ma però, per il resto, sinceramente, anche se la potenza non è alta, innanzitutto, ma non lo principalmente viene utilizzato da noi, perlomeno in urbano. Quindi può anche andare bene. Ma in ogni caso è preciso. Poi è preciso, tira bene, per cui. Non vediamo
al momento di fare necessità di fare alcun tipo di modifica. Come avete visto nel video si è preso un bel 8.5. Basiamo sempre le votazioni, sia lo specifichiamo ancora, sia su quello che ci aspettiamo dal costruttore. Esatto. Se un marchio rinomato ci dà in mano una cagata, ovvio che lo tartassiamo. Certo. Se, come avete potuto vedere nella recensione che abbiamo fatto dell'RPK, un marchio sottovalutato come Gingon ci fa una buona piattaforma, cerchiamo di premiarlo. Esatto, quindi esatto. Più che votare per assoluti, votiamo basandoci molto anche sul budget e sul range. Sì, per cui esatto, esattamente. Okay. Passiamo al secondo. Al Sydney, allora. Questo. Allora, questo lo mettiamo. Sdraiamo. Eccolo qui. Sempre CS. Tarada. CS. Alluminio, tecnopolimero. Devo dire che il CS però non ci ha delusi a livello estetico anche. Ma poi apprezzo molto il fatto che abbia le repliche, molti modelli in full metal appunto, piuttosto che in ABS, una cosa che io personalmente apprezzo molto. Sì, mi dà un altro feeling dell'utilizzo. Sicuramente. Allora, quest'arma andiamo ad analizzarla, prego. Allora, prima cosa, vabbè, la linea è molto ergonomica, secondo noi subito dopo l'MP5 a livello di categoria. Comoda da usare. Sì. Vantaggio, questa esce già di serie con le tre rotaie, queste due laterali piccole. Altra cosa, il fuoco automatico è molto soddisfacente in quest'arma, perché dà un bel feeling. Fuoco in colpo singolo, semiautomatico è una via di mezzo, una meccanica buona, anche qui non esce alto, non esce altissimo. Dire il CS al pregio che comunque non la fa pesare, no, la bassa uscita. Anche se questa arma qui avevamo fatto fare. Allora, svantaggio di quest'arma il costo, perché è un costo veramente elevato. Fra siamo quasi 100 euro in più delle altre due con questa. Parliamo di una piattaforma che ha trovato intorno ai 250 euro. E diventa costosa. Inizia a diventare ad essere, e poi un grosso svantaggio è l'alloggio della batteria, è molto costretto e le batterie che c'erano dentro sono molto poche, tendenzialmente dedicate e di bassa potenza. Sì. Che però su quello non ci siamo trovati male, sulla bassa potenza, infatti non è stato dobbiamo dire che è una meccanica che compensa però la scomodità del vano batteria è... Beh, l'avete visto, per cui altra cosa bella, la regolazione dello pub per accedervi. Sì, è molto comodo, lo apprezziamo. Questa è veramente bloccandosi. E comunque il fatto di essere in metallo, perché è un pro anche questo, i suoni sono molto autentici nel brandire, giocarci, dato dei suoni molto autentici e piacevoli. È motivo per cui il primo voto gli abbiamo dato un bel 7.5, perché comunque è una piattaforma molto 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 costosa. Sì, partiamo sì, dai 250 sì, è molto costosa e ha qualche piccolo svantaggino che insomma che la rende molto apprezzabile, ma e ora, siete di quei due difetti. Esatto. Adesso torniamo in Germania. Torniamo di là. L'arma Umarex. Ecco. L'arma Umarex. Qui. È l'unico che non è in metallo tra quelli che abbiamo provato. Come range di prezzo siamo sui 170. Costa più della MP5. Più della MP5, che questo qui CS è in metallo. Completamente in metallo, col guardamano in tecnopolimero, non ABS accio. E questo qua era un ABS accio, tra l'altro. Allora, di questa parliamo dei lati positivi. Okay. Abbiamo la linea. L'impugnatura. La linea. Il fuoco automatico dà un buon feeling. L'automatico e i marchi. Stop. Dai, che altro? No. Parliamo di cosa. Adesso, più che altro, seriamente, comunque. Anche via l'attacca di mira non sono buoni per prendere la mira, però
allora, abbastanza comodi. Di quest'arma noi perché non l'abbiamo buttata bene? Perché dicevamo questo è un prodotto Umarex, da Umarex ci si aspetta molto di più, un certo tipo di qualità a livello di marchio, ha un suo nome da difendere e secondo me noi con quest'arma non l'ha difeso, no, per niente. Allora, per niente. Estetica molto migliorabile, i caricatori li abbiamo dovuti dipingere noi. Ho dovuto limare l'ABS per sistemarlo, ho dovuto fare qua il finto metallo. Non ha le gomme che escono anche sulle piattaforme cinesi come Jingong o Sima, sul calcio così hanno le finiture in gomma. Il grilletto non dà questo grande buon filo. Precisione non abbiamo trovata granché in questa. Assolutamente no. Scomodità anche nella regolazione dello flap, perché vi ricordo che bisogna aprire lo sportello, mentre lo si tiene aperto bisogna regolare. Leva d'armamento finta. Non che le altre siano vere, ma almeno si muovono. Questa no. Sì. Secondo me questo più che un'arma da soft air, a livello di rifiniture siamo su un giocattolo un po' più dettagliato. Sì, esatto. Quindi gli abbiamo dato un bel 6.5, perché è meglio delle cinesate, certo, però ci sono certe cinesate che comunque la sorpassano. E ci sono anche certe cinesate altra cosa, che comunque sono in metallo. Altra cosa molto poco piacevole, giusto, diciamo, nello sparare è capitato che non pescasse sempre, qualche colpo l'ha perso, e la precisione non è delle migliori. Ora voi direte, ma avete detto nel video che avete limato la cara di precisione, fatto sì, ma anche sì, prima non, era non così. Non è stato quello, è un lavoro che è stato fatto comunque con cura e testa, per cui non è che ho sbagliato qualcosa e adesso tira da una parte. Ma anche prima era già così, era la stessa situazione, quindi non cambiamo niente. Ripetiamo, vi invitiamo ancora, se avete avuto anche voi esperienza con questo sempre modello qua sotto, fateci sapere, perché ci piace l'UMP e vorremmo fare di tutto per potervi valutare. Cioè, speriamo veramente che quest'arma sia quella sbagliata nel lotto e che ci sia sbagliati noi. Speriamo. Cercheremo di fare anche una review di un altro modello di UMP se avremo l'occasione. Sì. Ma questo qua in mezzo è su un altro livello. No, non ce n'è. Quindi questo qua mi spiace. UMP, togli il tipo caricatore, richiuditi il tuo calcio. Ciao. E ci vediamo. Ciao. Tornate a casa. Siamo in finale, signori. Finale. Allora, l'abbiamo già detto. Io mi impugno questo. E io mi impugno il vincitore. La MP5, signori. Sì, 8.5, 7.5. E l'UMP. Questa è un'ottima arma. Che se n'è andato, 6.5. Allora, questa è un'ottima arma, però costa di più e non è a livello dell'MP5. Non ce n'è. No. Quindi, oltretutto, come dicevamo prima, abbiamo anche considerato ICS con ICS e il fatto di non aver modificato nulla qua, perché usciva basso, sì certo anche l'altro usciva basso, però l'abbiamo modificato, ma perché non dava le stesse prestazioni. Sì, assolutamente. Quindi ha vinto l'arma che alla fine ci è costata meno, che è la piattaforma più antica. Parapam. Che è la piattaforma, il concetto, il progetto più vecchio di tutti. Eccolo qua. Ma ci è costata meno, è quella che comunque certo più soddisfazione e più sicurezza, perché quella con cui siamo più sicuri, che abbiamo trovato più affidabile. Assolutamente sì. Quindi, che dire, complimenti ICS per brava ICS e brava il prodotto. Bene, se voi la pensate in maniera diversa non esitate a darci il vostro parere. Come diciamo sempre, scriveteci qua sotto. Se vi è piaciuto anche questo tipo di format, questo bel confronto, allora non possiamo fare altro che invitarvi a darci la soddisfazione di un bel pollicione all'insù. Magari se volete vedere altri video iscrivetevi al nostro canale per non perdervene uno. Assolutamente, come e sempre. Seguiteci anche sulla pagina Facebook per avere esattamente aggiornamenti giornalieri. Sì. Abbiamo qualcosa, ve lo troviamo sempre da vedere o da caricare. Assolutamente sì. E niente, da noi è tutto. Un salutone. Da Will e da Eric. Stavolta ti ho fregato. Bravissimo.
un salutone dallo suo team. Un salutone. Ciao, ciao. Questo è per fare le riprese per voi, quindi un bel like, un bel pollicione e una bella iscrizione, dai, ci sta.